Sia lode e ringraziamento a Dio, nostro Signore, per la Sua grazia e fedeltà che ci permette di essere qui questa sera. Non è un fatto scontato che siamo venuti qui, ma è la grazia di Dio che ci corona, ci illumina. E ci permette di riunirci davanti al suo volto, così che Egli ci faccia rialzare oggi. Perché è Lui il Re, e Lui vogliamo vedere. Che Dio ci aiuti a vederlo e a riconoscerlo. Ora, prima di pregare e invocare il Signore, non so come sia nel vostro cuore, ma io ci penso spesso. Dovremmo pregare molto di più. Dovremmo venire molto di più davanti al nostro Signore. Aprire il nostro cuore a Lui. Dovremmo usare molto più il tempo che ci concede per adorarlo e ringraziarlo. Non dovremmo rimanere in silenzio, ma aprire la bocca, muovere le labbra, lasciare che i nostri cuori si riempiano della sua grazia, del suo spirito, per poterlo ringraziare, che egli ci aiuti a farlo e ci mostri misericordia. Ora forse vorrei leggere una parola che tutti conosciamo molto bene. Nella seconda epistola a Timotio, l'apostolo Paolo scrive quanto segue: dice nel capitolo 2 dal versetto 8. Seconda epistola a Timotio, capitolo 2, dal versetto 8: Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risorto dai morti secondo il mio evangelo per il quale io soffro fino a portare le catene come un malfattore ma la parola di Dio non è incatenata perciò io soffro ogni cosa per gli eletti affinché anch'essi ottengano la salvezza che è in Cristo Gesù insieme alla gloria eterna. Questa parola è fedele perché se siamo morti con Lui, con Lui pure vivremo. Se perseveriamo, regneremo pure con Lui. Se lo rinneghiamo, Egli pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché Egli non può rinnegare se stesso. Fin qui questa preziosa e santa parola. Da quanto ci è stato lasciato nelle scritture, Sappiamo che l'Apostolo Paolo scrisse molte cose a Timoteo, spesso incoraggiandolo e indicandogli il modo in cui doveva comportarsi. E qui dice: Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risorto dai morti, secondo il mio Evangelo. Non lo so, ma se guardiamo al nostro tempo. O mettiamolo così, se questa parola è stata pronunciata o viene pronunciata nel nostro tempo, allora uno dice subito che presunzione. Chi può affermare che quello che lui porta è il messaggio di salvezza? L'Apostolo Paolo. Un uomo scelto da Dio, un uomo scelto e destinato da Dio, dice qui, secondo il mio Evangelo, con una certezza senza pari, e poi dice, per il quale io soffro afflizione fino a essere incatenato come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. E questa è stata la prova che è la verità. Perché la verità, come tutti sappiamo, è stata combattuta fin dall'inizio. La verità è stata soppressa fin dall'inizio, addirittura schiacciata. E Paolo... È stato in grado di giudicare e riconoscere che ciò che diceva era la verità assoluta. E se guardiamo al nostro tempo, posso ben dire e dichiararlo a noi tutti: la parola che ci è stata data è la verità assoluta perché è combattuta, è percossa, è schiacciata, in catene, è persino calunniata. Se l'Apostolo Paolo ha potuto esprimere questo e dire che annunciava il messaggio di salvezza, e coloro che lo ricevevano lo ascoltavano. Allora sappiamo che questa parola proclamata nel nostro tempo è la stessa parola e ha le stesse caratteristiche. Che Dio ci conceda la grazia di portare con l'Apostolo Paolo, con coloro che ci hanno preceduto, di portare la verità, il messaggio di salvezza in questo mondo. Sappiamo che nel nostro tempo è molto difficile e non facile dire la verità. Chi ascolta la verità perché tutto ciò che viene detto è la verità rovesciata, la verità ribaltata e l'umanità l'accetta. Chi ascolta la verità è stata derisa, ridicolizzata, sì, abusata. E poi l'Apostolo Paolo dice qui, perciò io sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, con gloria eterna. Certa è questa parola, che se moriamo con lui, con lui anche vivremo. Quindi non si può evitare. E poi dice che non solo vivremo con lui, se abbiamo costanza con lui, altresì regneremo. Se lo rinnegheremo, questo è altrettanto vero. Se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, anche questo è vero. Questa parola è certa. Se siamo infedeli, egli rimane fedele. E questo è meraviglioso, perché non può rinnegare se stesso. Che Dio ci conceda la grazia di rimanere fedeli a Lui e alla sua parola, di rimanere fedeli a ciò che abbiamo sentito da Lui fino alla fine. L'Apostolo Paolo disse che era in catene, ma la parola di Dio non era in catene, ma usciva. Dunque, che Dio ci dia la grazia affinché la parola che ci è stata data possiamo ancora portarla avanti, diffonderla nel tempo in cui viviamo. In che modo? Lui solo lo sa. Ma che sia posta nei nostri cuori affinché possiamo andare avanti con Lui. Perché possiamo regnare con Lui, affinché possiamo perseverare con Lui, affinché possiamo anche regnare con Lui. Affinché possiamo, lui, affinché possiamo riconoscere la sua fedeltà e rimanergli fedeli all'ode gloria del suo nome perché lui non può rinnegare se stesso perché lui è la verità e la verità rimane alziamoci in piedi e preghiamo padre celeste ci presentiamo ancora insieme davanti al tuo volto dio e ti ringraziamo per la tua fedeltà, per la tua parola, o oh Signore. Non siamo degni, o oh Dio. Ne siamo ancora in grado di darti il ringraziamento che ti è dovuto, o oh Dio del cielo. Non possiamo afferrarlo, né possiamo esprimerlo, Signore. Ti rendiamo l'onore perché Signore del cielo tu sei andato per noi, hai preso il posto per noi. Oh Dio, ti chiedo di darmi la grazia, oh Signore. Dona a tutti noi la grazia e la forza, oh Dio, per onorarti e lodarti. Perché, Signore, tu sei degno di ricevere la lode. La gloria, l'onore e l'adorazione. Oh Dio, Signore, il tuo tempo è raggiunto e te ne sei andato. Oh Dio, il tuo tempo sta per arrivare di nuovo. Quando tu verrai, Signore, dacci la grazia, dacci la forza, Signore, di aspettare te, Signore Gesù Cristo, con brama. Mio Dio e mio Salvatore, dacci la grazia, Signore, di essere pronti a riceverti, perché, Signore, il tempo è giunto, i segni indicano che il tempo è scaduto. Signore, ti chiedo, Gesù Cristo, di iniziare con me, Signore, inizia con tutti noi, Signore Gesù Cristo, affinché possiamo onorarti e lodarti, che i nostri cuori si aprano a te, o oh Dio, che le nostre bocche si aprano, Signore, che possiamo lodarti e onorarti, Signore, poiché la tua parola non è in catene, non è trattenuta, ma è libera, o oh Dio, e tu parli liberamente. Dacci la grazia di camminare in questa libertà per onorarti e lodarti, Signore Gesù Cristo. Amen. Lodato e ringraziato sia il Signore. Il fatto che ci sia permesso di essere di nuovo qui è un privilegio e se possiamo adorare dobbiamo cogliere l'occasione. Il fratello Schmidt ha già espresso. Ciò che tutti noi sentiamo. Vogliamo parlare con Dio, parlare in modo tale da essere sicuri che Egli ascolti ciò che diciamo, e anche la certezza che ciò che diciamo gli piaccia e sia nella Sua volontà. Sappiamo tutti che le persone pregano molto, non è una novità. E ci sono certamente persone che pregano molto più di noi. Ma l'importante è che preghiamo veramente nella volontà di Dio, che parliamo con Dio. E come ha detto il Signore stesso, non usiamo molte parole, ma diciamo Dio ciò che ci muove. E poi ci sono così tante cose che dobbiamo ancora avere grazia e imparare dal Signore. Cosa dobbiamo portargli da tutte queste cose? Ma è scritto che... Se Egli ci ascolta, allora abbiamo ricevuto da Lui le suppliche che Gli abbiamo rivolto. Quindi dobbiamo pregare nella Sua volontà affinché Egli possa ascoltare e rispondere. Quando la parola è stata letta qui, che non è in catene, sapete? La parola parla della parola, sia che si legga, sia che si ascolti, si tratta sempre dell'unica, dell'eterna parola di Dio, del Vangelo di Gesù Cristo. E questa parola di Dio non è in catene. Qui abbiamo letto. Io soffro afflizione fino a essere incatenato come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa per amore degli eletti. È stato predicato a tutti. Ma la sofferenza e tutte queste circostanze Ciò che lui ha dovuto sopportare è stato per amore degli eletti. Lui stesso, e sottolineiamolo oggi, lui, questo Paolo, era un vaso scelto, uno strumento nelle mani di Dio. Perché cosa? Per gli eletti per poter portare loro la parola di Dio attraverso la rivelazione. Ai Corinzi lui non ha rivelato nessun mistero profondo. Lui dice, voi che avreste dovuto essere maestri già da tempo, avete ancora bisogno di latte. Ma se guardiamo alla Chiesa di Efeso e alle lettere ai Romani, e ai Galati possiamo vedere quanto profondamente lui sia riuscito a entrare nei misteri di Dio. Qui ho notato, certa è questa parola, che se moriamo con lui, con lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, e qui ricordiamo la parola di Giacomo, che dice di resistere con costanza perché la venuta del Signore è vicina. Nella seconda epistola a Timoteo, capitolo 1, versetto 13, Paolo dice: attieniti con fede e con l'amore che è in Cristo Gesù, al modello delle sane parole che hai udite da me. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Paolo era consapevole che non si trattava di semplici parole ma di un tesoro prezioso che gli era stato affidato, le sane dottrine delle sacre scritture, per cui poteva dire che hai udito da me con fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Ogni insegnamento, ogni cosa che viene portata, deve avere Cristo come punto di partenza e anche come meta. Se è collegato a qualsiasi altra cosa, e non all'onore di Dio e alla glorificazione di Gesù Cristo, allora abbiamo parlato al di là di Dio. Allora non è valsa la pena. Ci rendiamo conto che il punto è che Dio ottenga tutta la gloria, custodisce il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. La stessa parola che è stata rivelata dallo Spirito deve essere mantenuta viva e custodita in voi e in me dallo Spirito. Dio è in grado di fare entrambe le cose. Lui può dare e può anche custodire. Poi nel capitolo 2, il versetto 2, dice... E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, i quali siano capaci di insegnarle anche ad altri. Anche questo è molto importante. Paolo dice qui... Le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni. Paolo non ha sussurrato all'orecchio di Timoteo dicendo: Ascolta questo e quello. Ciò che l'uomo di Dio predicava era ascoltato da molti altri. E non c'era una sola persona che potesse dire: Sì ma mi ha confidato qualcosa di molto speciale. No. Quello che una persona ha sentito è stato sentito da tutti. Ciò che era per uno era per tutti. Con Dio non c'è segretezza, come invece accade in questi giorni. A volte ci stupisce l'arte dell'inganno del nemico. Se qualcuno mi dice che è un giocoliere, non lo contraddico, certamente no. Quando le persone che hanno ascoltato la parola di Dio si lasciano semplicemente trasportare da ogni vento di dottrina, ma qui siamo ammoniti a mantenere e a trasmettere ciò che abbiamo sentito in presenza di molti testimoni. E questo deve essere affidato a persone fedeli, non a persone che si fanno gli affari propri, ma uomini affidabili e provati che ricevono per sé ciò che Dio ha rivelato affinché diventi una rivelazione per loro e poi lo trasmettano ad altri e lo insegnino di nuovo non ci volle molto perché questa prima era cristiana finisse e Paolo lo stesso Paolo, che aveva fatto un'esortazione così profonda, scrisse, io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, che insegneranno cose perverse. E ha detto, lo Spirito dice espressamente ciò che accadrà negli ultimi tempi. Se si guarda tutto ciò in questo modo, allora basta leggere un po' più avanti nel capitolo 2 di 2 Timotio, e ci sono di nuovo delle esortazioni. Qui, dal versetto 14, ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole, che non servono a nulla. E rovinano chi li ascolta. Se Dio ci parla attraverso la sua parola e qualcuno ha ancora voglia di discuterne, questi non crede affatto che Dio gli abbia parlato. Se Dio ci ha parlato, allora non abbiamo voglia di discuterne con gli altri sul fatto che Dio ci abbia parlato. Allora diventiamo interiormente grati. Non abbiamo voglia di discuterne, ma crediamo davvero con il cuore e lo riceviamo. Ogni volta che la parola di Dio viene usata come occasione per discutere, gli ascoltatori vengono danneggiati e distrutti. E si è avverato? Si può prendere qualsiasi parola di Dio da Genesi capitolo 1 versetto 1 fino ad Apocalisse capitolo 22 l'ultimo versetto e ci renderemo conto insieme che ogni parola di Dio è l'assoluta e pura verità. Prima o poi ne vedremo l'adempimento che ci piaccia o no, dovremo ammettere che tutto ciò che Dio ha detto è vero. Si realizza perché lui sa come saranno le cose prima che accadano. Il versetto 15 dice, sforzati di presentare te stesso approvato davanti a Dio operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Questa è una cosa che mi sta a cuore da quando sono diventato credente. Se annuncio la parola di Dio, allora in modo tale da poter sussistere davanti a Dio con essa, non solo davanti agli uomini, ma anche davanti a Dio, in modo da poter presentare e condividere rettamente la parola di verità. Poi arriva l'esortazione, ma schiva le chiacchiere profane. Perché quelli che vi si danno progrediranno nell'impietà. Non è così? Progrediranno sempre più nell'impietà. Possono parlare di Dio quanto vogliono, dire quanto vogliono della parola di Dio. Ma se lo fanno in modo argomentativo, dogmatico e così via, Dio non c'entra fin dall'inizio. Ed è per questo che porta a tutte le cose descritte qui, fino all'impietà. E poi anche le chiacchiere qui sono come un cancro. Ma abbiamo già sperimentato tutto questo. Cosa dovremmo fare con questo? In Genesi capitolo 22 c'è la parola di Abramo con il paesaggio di Moria. Volevo leggerlo come supplemento per domenica. Ne abbiamo parlato qui. In Genesi capitolo 22, dal versetto 1. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, ed egli rispose: Eccomi. E Dio disse: Prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria. E là, offrilo in Olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Anche il versetto 4 è forse altrettanto importante. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Abramo disse ai suoi servitori: Rimanete qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. Poi torneremo da voi. Poi torneremo. Qui la fede di Abramo è espressa a parole, così come poi è stata messa in pratica. Abramo sapeva che doveva offrire Isacco in sacrificio, perché così gli era stato ordinato, come Olocausto. Sì, e là offrilo in olocausto. Tutti voi sapete cos'è un olocausto? Il sacrificio viene ucciso e bruciato, ciò che rimane è cenere. E cosa accadde? L'uomo di Dio dice ai servitori: Rimanete qui, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. Poi torneremo da voi. E sapeva esattamente che dovevo offrirlo in sacrificio. Abramo era convinto che il Dio che gli aveva dato la promessa, in Isacco tutte le generazioni sarebbero state benedette e così via, la tua discendenza sarà grande? Lui sapeva benissimo, anche se uccido mio figlio e lo offro come Olocausto e non rimane altro che cenere, Dio me lo restituirà e torneremo entrambi insieme perché siamo stati presi dalla polvere e lui può prenderci di nuovo da essa. Questa è una fede che non può essere descritta a parole. Abramo è anche chiamato il padre della fede. Si può già capire di cosa si tratta. Abramo non ha creduto a una cosa qualsiasi. Lui credeva nella risurrezione. Credeva che se avesse sacrificato Isacco lo avrebbe riavuto indietro. E poteva dire: Andiamo ad adorare e torneremo entrambi. Torneremo entrambi. È una parola meravigliosa. Che fede! Cari, Dio gli aveva parlato e noi dobbiamo continuare a dire che Dio ha parlato anche a noi. Altrimenti non saremmo nemmeno qui stasera. A volte può sembrare che il Signore conduca coloro ai quali ha parlato attraverso prove che non potrebbe far passare a nessun altro. Potrebbero perire tutti. Prendiamo come esempio questi uomini di Dio, compreso Abramo. Chi avrebbe potuto prendere su di sé ciò che lui prese su di sé? Ma Dio ha avuto una via con lui. E chi può capire le vie di Dio? Chi può afferrarle? Chi può comprenderle quanto sono incomprensibili i suoi giudizi e imperscrutabili le sue vie? Come il cielo è più alto della terra, così i suoi pensieri sono più alti dei nostri pensieri e le sue vie sono più alte delle nostre vie. Chi può capire e comprendere tutto questo? Poi qui... Nel versetto 13, allora Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro di sé un montone, impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offrì in Olocausto al posto di suo figlio. Come ho detto domenica, il montone è una pecora maschio. Abramo vedeva già in questo montone un riferimento a Cristo, l'agnello di Dio, e lo offrì. Suo figlio poté vivere. E vediamo che in seguito, quando Mosè chiamò fuori il popolo di Israele, Dio gli disse... Prendi il primogenito, lasciatemi leggere questo, in modo da poterlo dire o leggere esattamente perché la mia memoria non è più la stessa. In ogni caso, la parola qui è: lascia andare il mio primogenito. La parola primogenito deve essere qui nell'esodo, deve essere qui. Sì, è qui, nel capitolo 4, Esodo, capitolo 4. Versetto 22. E tu dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito, e io ti dico, lascia andare mio figlio affinché mi serva. E lo avete letto nella storia di Abramo. Lì Dio dice, il tuo unico figlio che tu ami. Abramo aveva molti figli, aveva un certo numero di figli e Dio dice il tuo unico figlio che tu ami. E qui Israele è mio figlio, il mio primogenito lascia andare mio figlio. E poi in seguito, sì, l'agnello fu ucciso per tutti i primogeniti, affinché fossero protetti. Potremmo parlare di molte cose stasera, ma siamo qui per pregare, per cercare il volto di Dio e per capire la sua volontà nei nostri confronti, anche se molto difficile. Forse faremmo meglio ad andare avanti nella fede, afferrando ciò che possiamo afferrare e non afferrando ciò che non possiamo afferrare. E comunque andando avanti nella fede. Qualcuno ha detto che c'era una persona che aveva difficoltà a camminare e continuava ad inclinarsi, ma si afferrava, non cadeva mai, anche se sembrava sempre che stesse per cadere, ma continuava ad andare avanti perché riusciva ad afferrarsi. E io credo che lo possiamo fare anche noi. La Bibbia dice che anche quando i giovani inciampano e cadono a terra, il Signore li aiuta a rialzarsi e li guida. Credo che insieme possiamo fidarci del nostro Dio. Colui che ci ha aiutato fin qui continuerà ad aiutarci. E se Abramo si è fidato di Dio e noi siamo il seme di Abramo, Fidiamoci di Dio. E mentre andiamo in preghiera oggi, cari, facciamo in modo che il nostro cuore sia rivolto a Dio che ci dà preghiere da portare davanti a Lui non solo cose di routine, ma qualcosa che Dio possa veramente mettere nel nostro cuore. E poi vogliamo portargliele e vogliamo sostenerle in preghiera. E come abbiamo detto abbastanza spesso, cerchiamo di essere molto brevi. Possiamo ancora pregare per il mondo intero nell'intimità delle nostre case. Nessuno sa quanto tempo preghiamo anche lì, perché siamo sempre brevi. Ma sarebbe bello se imparassimo qui a dire al Signore in brevi preghiere solo quello che Lui ci mette nel cuore. In modo che sia una preghiera operata dallo spirito ma non sentitevi limitati in alcun modo per favore aprite la bocca e Dio la riempirà anche se all'inizio della preghiera non sapete ancora perché dovreste pregare può essere meglio che saperlo prima può essere meglio e poi Dio lo darà le esaudirà. Ma facciamo attenzione in modo che il maggior numero possibile di persone possa pregare davvero e in rapida successione, in modo che lo Spirito di Dio possa essere presente. E se poi piacerà al Signore operare in tutti noi, allora ci uniremo tutti, perché siamo aperti davanti a Dio. Siamo qui riuniti davanti al nostro Padre Celeste nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, nel nome al quale tutte le cose sono soggette, nel quale è ogni potere in cielo e sulla terra, nel quale tutte le cose ci sono già state date. Nel nome del Signore Gesù Cristo siamo qui stasera e in questo nome vogliamo invocare Dio che è un Dio vivente, un Dio che ascolta e risponde alle preghiere. Abbiamo fede come Abramo, crediamo come lui ha creduto, che possiamo essere ubbidienti come lui e Dio ci confesserà anche a noi per grazia. Amen. Padre Celeste, ti ringrazio di cuore, oh Dio, per la Tua parola di conforto, per la Tua parola di esortazione. Grazie, Signore, che ci è stato permesso di vedere dalla Tua parola gli eroi della fede, che ci è stato permesso di vedere uomini che erano in catene, ma che hanno creduto, sono rimasti in piedi, e non si sono voltati indietro, anche se intorno a loro c'erano molte tribolazioni e difficoltà, ma ti hanno creduto dall'inizio alla fine. Oh Signore, ti chiediamo di dare a tutti noi questa fede e anche la fiducia che crediamo in te, che ci aggrappiamo a te, finché non arriviamo a vedere. Signore, donala a me, o Dio, donala a tutti noi, Signore. Ti ringraziamo anche per le porte aperte che tu dai. Signore, ti ringraziamo anche per la conferma della tua parola nel nostro tempo. Perché, Signore, dove la tua parola si diffonde in verità, lì tu dai ancora delle persone. E lì permette ancora alle persone di credere. Gloria al tuo meraviglioso e santo nome di Gesù. Amen.